Nell'agosto 1986, il governo della Repubblica di Bolivia e l'UNFDAC, Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso di droga, hanno firmato l'accordo per un progetto di sviluppo sociosanitario nelle province de Los Yungas, nella regione della capitale La Paz. Il fondo ha concluso con il governo un accordo su 6 progetti che concernono la riconversione delle coltivazioni, l'educazione preventiva e la riabilitazione dei drogati. Questo progetto si inserì come parte di un più ampio disegno di conversione agroindustriale de Los Yungas. Obiettivo? Diminuire la dipendenza economica e culturale dei contadini della foglia di coca attraverso il miglioramento delle loro condizioni di vita. In concreto, il progetto si è sviluppato in modo autonomo, sulla base della filosofia di lavoro proposta dall'agenzia che si è assunta la responsabilità della gestione esecutiva, il Centro Italiano di Solidarietà. Con il fondo che è preposto ad organizzare i programmi di assistenza ai paesi vittime del traffico e dell'abuso di droga, il CEIS collabora già attivamente in aree calde dell'America Latina, ed è in procinto di estendere la sua collaborazione anche in altre regioni del mondo dove il bisogno è più urgente e grave. L'impegno del Centro Italiano di Solidarietà in Bolivia è iniziato nel 1986 con l'apertura di una comunità terapeutica nella città di Santa Cruz. È proseguito con il progetto di sviluppo socio-comunitario e salute nello Los Yungas a partire dal 1987. Gli inizi non sono stati facili. I campesinos rifiutavano progetti e promesse. La coca rappresenta per loro un fattore di sicurezza economica e psicologica. La loro economia, le loro credenze religiose e abitudini sono state sempre profondamente legate alla foglia di coca. Tenendo conto di questa realtà, il progetto ha operato per creare un ambiente di sicurezza psicologica alternativa, basata sulla cooperazione, sulla condivisione e su una nuova qualità di relazioni interpersonali. Tra il 1987 e il 1989, i campesinos delle aree di Coroico, Caranavi e Irupana Chulumani, insieme al personale del progetto, hanno vissuto un'esperienza profonda e ricca, gettando le basi per il cambiamento. In materia di salute, si è subito prestata assistenza medica ed odontoiatrica nelle piccole comunità e colonie de Los Yungas. In collegamento con gli ospedali dell'area, si sono attuati programmi di assistenza primaria del Ministero della Sanità, immunizzazione, reidratazione orale, prevenzione delle infezioni respiratorie, controllo della tubercolosi, controllo prenatale, lotta ai parassiti, autoapplicazione del fluoro per i denti ed altri. A queste attività si sono aggiunti programmi di educazione comunitaria e di formazione dei responsabili della salute. Per i volontari interessati sono stati organizzati corsi quindicinali di aggiornamento, culminati in un grande seminario a Chulumani. Il progetto dell'UNFDAC e del Centro Italiano di Solidarietà ha inoltre realizzato 2 importanti opere: la ricostruzione e l'ammodernamento dell'ospedale di Chulumani e la costruzione e l'equipaggiamento di un nuovo, moderno ospedale a Coroico. Nel primo caso è stato sostituito il tetto e sono stati realizzati nuovi servizi per la luce elettrica, l'impianto idrico ed i servizi sanitari. Le nuove attrezzature medico-chirurgiche sono state consegnate nel marzo 1990. A Coroico, il nuovo ospedale è nato dallo sforzo congiunto dei campesinos di tutta l'area interessata al progetto, attraverso il contributo della propria manodopera. L'ospedale è costruito su una superficie di 3.700 metri quadri e comprende ambulatorio esterno, farmacia, chirurgia, parto, fisioterapia ed altri servizi ancora, tra cui l'albergo campesino, residenza delle suore figlie di Santa Anna, incaricate dell'amministrazione. Capace di 40 letti,
L'ospedale è stato costruito grazie ad una donazione di 2 milioni di dollari all'UNFDAC da parte del governo italiano. È stato aperto al pubblico il 3 marzo 1990. Il 12 febbraio 1990, alla vigilia del vertice di Cartagena con gli altri capi di Stato andini e con il presidente degli Stati Uniti, l'ospedale è stato teatro dell'incontro tra il presidente della Repubblica Boliviana, Jaime Paz Zamora, e 3.000 campesinos. Nell'occasione, Paz Zamora ha esposto la sua tesi per uno sviluppo socio-economico al posto della coltivazione della foglia di coca e ha sottolineato come l'ospedale fosse la testimonianza della possibilità di riuscire nell'intento. Nosotros estamos dispuestos a no cultivar más coca excedentaria, pero a cambio de desarrollo, a cambio de mayor trabajo, a cambio de empleo. O sea, queremos cambiar, dijimos, coca por desarrollo. Ponendo al centro l'ospedale di Coroico, il progetto di sviluppo socio-comunitario e salute ha stabilito una rete di servizi. Sono stati installati 7 apparecchi ricetrasmittenti negli ospedali della regione. Sono stati acquistati stock di medicinali per rifornire le farmacie popolari nellos Yungas e inoltre è stata donata l'attrezzatura per l'informatizzazione dell'unità sanitaria di La Paz. Nella sua visita in Italia, il presidente Paz Zamora ha rivelato il suo personale impegno a vigilare perché queste esperienze possano essere riprodotte in altre aree della Bolivia. In materia di sviluppo socio-comunitario, il lavoro si è svolto in 3 direzioni. Prima di tutto la partecipazione e l'autogestione a partire da un principio fondamentale, il rispetto delle organizzazioni naturali delle comunità dei campesinos. Si è perciò operato in coordinamento con i sindacati e le federazioni locali, cui è stato proposto di formare centri per le donne, i giovani e i bambini. In ognuno di essi si sono sviluppate attività diverse in relazione agli interessi e ai bisogni specifici di ciascun gruppo. Donne, un'esperienza forte per accrescere il proprio grado di coscienza sociale e la volontà di cambiamento. Bambini, un impegno particolarmente difficile. Soprattutto è stato importante trovare volontari disponibili a dedicare parte del loro tempo ai più piccoli. Con i volontari, l'equipe del progetto si è proposta di aiutare i bambini a sviluppare le loro potenzialità. Ma ancora più difficile e delicato è stato motivare gli adulti alla coscienza dei propri diritti. Ai giovani una sfida, andare avanti con i propri mezzi, una proposta, coinvolgersi nello sviluppo comune, una preoccupazione, il narcotraffico e le droghe. All'inizio del terzo anno di lavoro si è chiesto ai comitati di assumere la responsabilità parallela delle iniziative attuate dal progetto. In questa cornice le comunità e le colonie dello Yungas hanno proposto piani di lavoro che si sono tradotti in opere per lo sviluppo comunitario. Una delle più importanti ha riguardato il programma di risanamento ambientale con la costruzione di 751 unità igieniche familiari e 20 pubbliche. 1200 metri di fognatura a Cruz Loma. Inoltre, con i fondi del progetto, è stato possibile restaurare ed attrezzare il Collegio Nazionale Guerrilleros Lanza, dove l'85% degli studenti sono figli di campesinos. Il nuovo collegio è stato inaugurato nel dicembre 1989. I risultati del progetto di sviluppo socio-comunitario e salute
si devono sia all'impegno e alla partecipazione attiva dei campesinos, sia allo staff del progetto. Le relazioni fra questi operatori e beneficiari del progetto è stata sempre contrassegnata da una grande sensibilità, rispetto, senso di eguaglianza. Nel marzo 1990, il progetto ha iniziato una seconda fase del proprio lavoro, affrontando una nuova grande sfida, quella di proseguire nell'area tradizionale della coltivazione della foglia di coca per consolidare ed accrescere i risultati raggiunti fino ad oggi. È così partito l'intervento in una nuova area, la Assunta. È molto probabile che nell'avvenire si presenteranno altri e nuovi problemi, però vi è anche la ferma convinzione che si può andare avanti, tenendo sempre al centro dell'attenzione il rispetto, la dignità e la libertà, perché la nostra meta è l'uomo.